ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Ogni fine mese c'è una consuetudine, un dipendente lavora e percepisce lo stipendio, funziona così di solito, alla Spoon o no, come mai? La Spoon, la situazione comincia ad essere è drammatica, lo era e lo ha tuttora, tant'è le organizzazioni sindacali, la CGIL, CISL e UIL hanno chiesto un incontro urgente al presidente dell'ASP, all'assessore Quaresimale, al capo dipartimento della salute, perché la situazione è veramente critica. Non solo che sempre gli stipendi arrivano in ritardo, ma c'è una ditta che non paga gli stipendi da 3-4 mesi. La cosa è drammatica, ci sono parti di famiglia che vivono già, lo stipendio è quello che è, perché sono dei part-time, più non lo percepiscono, quindi è veramente una cosa bruttissima e non ci rendiamo conto perché non si fanno. Ci sono stati nei mesi passati incontri, promesse, ma ad oggi non è stato risolto niente. Lei ha parlato di una ditta che cura la refezione, quindi un servizio molto importante, però dobbiamo anche dire che non è soltanto forse colpa della ditta, dovrebbero arrivare anche quelli che sono i fondi regionali. La promessa è da un anno che dovrebbero arrivare i fondi regionali. Il fatto è che questo tipo di gestione crea debiti mensilmente. Ci sono le società, le ditte che hanno in appalto i servizi che vantano oltre 7 milioni di euro di debiti e alcune imprese non hanno la capacità economica oppure di avere i prestiti dalle banche. Quindi è qui che un gatto che si morde la coda? Si morde la coda, quindi ecco, la cosa veramente incredibile, perché qui non è che si perdono i posti di lavoro, ma c'è il rischio di chiudere una struttura che ha un ruolo sociale, economico e sanitario del comune di Teramo. Sì, ma la soluzione? La soluzione è di mantenere le promesse che ha fatto la regione, di dare dei contributi e poi rivederle rette. I sindacati che faranno? Noi attualmente lo stiamo subendo perché ci promettono, adesso insomma fatta la riunione vediamo di cominciare anche a fare delle manifestazioni importanti.